Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati. Ho rimosso volutamente l'audio in quanto c'era molto vento e non si sentiva praticamente nulla. Allora, cosa succede? In questa pescata mi trovavo su una secca abbastanza battuta. Avevo trovato delle bellissime marcature, cioè cerne bianche di dimensioni interessanti, ma come accade molto molto spesso ormai, in discesa già i pesci puntavano al fondo. Sta a significare solo una cosa, che i pesci sono disturbati e che è difficile che attacchino la nostra esca. In questo caso non avevo tante scelte, potevo solo optare in una pescata basata sulla ricerca fuori la secca, quindi su un fondale fangoso, sabbioso, e praticamente io l'ho impostata proprio alla ricerca delle mangianze che io vedo sul side. Quindi mi sono in punto, ci vado sopra sperando di trovare qualche bel predatore. Quel giorno, cioè solitamente capita di trovarli non lontanissimi dalla secca, stanno là in giro in caccia. È una pesca di ricerca, però una cosa abbastanza tecnica e bella da fare, e quel giorno mi è andata bene. Pensavo di aver rincontrato una grossa cernia bianca, invece era un bel dentice che era nascosto nella mangianza, su una zona che fa qualche piccolo ciottolo. E niente, vi lascio al video. Strike a più di 10 metri dal fondo, non serviva neanche forzarla così tanto. Ah no, un dentice gigante ragazzi, madonna dentice, mamma. Che denticione, che denticione, si pensa che sia rossi, invece un dentice. Ma un pesce serio, deve essere un dentice, è un dentice grosso. Ora ve lo faccio vedere. Una forza paurosa sto pesce. Come devo fare? Un pesce di casina di bello, un pescione ragazzi, per le zone in cui sto io è veramente un pesce importante, pesce tra almeno 6 kg, bello, colori fantastici, una sorpresa per me, io mi aspettavo una bianca nella mangianza, invece era lui nascosto, bellissimo.